Paolo Vitoz. Acqua in testa. Metti l'acqua in testa, l'acqua in testa. L'acqua in testa. Butta! Butta, dice. Personaggio incredibile. Per riassumere la carriera di Vitoz rapidamente. Ok? Double jab right hand. Allora, vedete la voce profonda di Hoffman che insomma, lo si vede già un po' in difficoltà all'angolo. Vitoz ha debuttato, come sapete, negli Stati Uniti con Chris Morris al Madison Square Garden di New York, che ha fatto la prima ripresa. Ha disputato tutti i primi incontri a New York, poi ha avuto anche insomma, sicuramente un momento sfortunato legato a, credo fosse Thunderbox. C'era in sostanza una valigia piena di soldi che vinceva il pugile uscito da una sorta di tabellone tennistico, torneo pugilistico. Intanto siamo alla quarta ripresa del titolo vacante europeo dei massimi da Kempten nella Baviera in Germania, con Vitoz che è in vantaggio ai punti contro lo sfidante era ufficiale Timo Hoffman. Poi ha vinto il titolo vacante italiano Vitoz con Alessandro Guni, KO tecnico alla quinta ripresa a Udine il 19 aprile del 2002. Poi ha fatto fatica a rimettersi in carreggiata attraverso alti e bassi. Poi c'è stato l'incontro per il titolo vacante WBA internazionale dei massimi con Nikolaj Valiuev. Nella stessa serata, quella del 9 ottobre, per intenderci, in cui Christian Stanavia ha perso il titolo mondiale alla sua prima difesa contro Marcus Boom Boom Beyer, che sul ripreso titolo dei super medi WBC. Quantomeno se deve subire deve tenere sulla guardia Paolone, perché i colpi che vengono messi a segno vengono annotati dalla memoria dei giudici. 1-2 di Vitoz, ancora con il montante destro, gancio sinistro e poi destro, di nuovo con il gancio destro. Riesce a evitare la reazione di Hoffman, parte un po' troppo lontano adesso, si vede che questa è per la desuetudine al grande ritmo e soprattutto ai guantoni, ne ha potuti fare pochi chiaramente, ai guanti, non è guantoni, insomma vuol dire a sedute di allenamento con gli sparring, perché era da 2 settimane che aveva ripreso a correre per allenarsi in funzione del match di fine luglio che era stato programmato. E poi è arrivato al treno dell'europeo e c'è salito Vitoz, calcolando tutti i rischi del caso, i pro e i contro. Sinistro di Hoffman, a vuoto con il sinistro, si vede che è lento, insomma ha della ruggine da liberare, da cui liberarsi. Era stato quel momento della terza ripresa che è stato veramente positivo. Adesso qui ha dovuto, secondo me, rifiatare un po' Paolo. Un po' troppo in attesa. Bello però il montante sinistro. Indietreggia Hoffman. Il pubblico cerca di incoraggiare Timo Hoffman, anche se non ha fatto nulla di straordinario, di trascendentale, secondo me, ripresa per Timo Hoffman. Acqua in testa. In testa, metti l'acqua. Ok, Paolo, quando lo ti tira il sinistro, concentrati sul sinistro, Paolo? Concentra sul sinistro, faccio il passo e destro, ok? Sali, boom boom, destro forte, ok? Concentrati su quel sinistro, su sinistro suo, metti sinistro, l'ultimo sinistro, via, destro, gancio sinistro, su, sta facendo un bel incontro, ok? Acqua. Dammi l'acqua. Beh, devo dire la regia tedesca che riesce a rimanere all'angolo dell'italiano, una bella scelta in ogni caso, e ci permette di sentire le parole sagge di Patrizio Sumbu-Galambay. È la quinta ripresa in diretta da Kempten, dalla Baviera in Germania, per il titolo vacante europeo dei pesi massimi tra Paolo Vitoz e Timo Hoffman.
che ha saputo cogliere l'occasione che gli ha offerto Vidoc nella quarta ripresa di dettare il ritmo. Adesso qui Vidoc sta cercando di gestire, si rifugia all'angolo e non deve permettere queste situazioni, perché soprattutto consente psicologicamente a Hoffman di entrare nel match e soprattutto di impostarlo alla sua maniera. Quando concedi uno spiraglio per prendere più coraggio può essere poi pericoloso. Carambai ha detto concentrati sul sinistro per poi far partire il destro, qui ci ha provato, non tiene proprio alta la guardia Vidoc. Io ho paura che Vidoc inconsciamente stia pensando alle 12 riprese. Io ricordo già con Valiueve era troppo concentrato su questo aspetto anziché magari concentrarsi sull'avversario. Certe volte ci si fa troppo condizionare dall'aspetto di dover andare ad una distanza che magari non hai mai conosciuto, quella delle 12 riprese, però dovrebbe più concentrarsi su quella che è quello che è il presente più immediato. Si può confondere, si può credere che possano dire Vidoc, ma è Timo, chiaramente il coro intonato dal pubblico. Troppo passivo Paolo Vidoc. Destro, sinistro, a due mani Vidoc, in difficoltà Hoffman all'improvviso, ha aspettato il momento favorevole. A vuoto con il sinistro Hoffman, evidentemente comunque è una cosa che aveva preparato Vidoc. Però non può accontentarsi di questi momenti, di questi sprazzi Paolo Vidoc. Deve anche impostare lui, di essere lui a prendere l'iniziativa. Perché tanto Hoffman se subisce non reagisce immediatamente, preferisce aspettare che passi dalla bufera. Finisce una ripresa che mi piacerebbe tanto dare a Vidoc, mi verrebbe da dire. Però ha fatto troppo poco, un momento non so se basta. La qualità dei colpi è la cosa più importante per i giudici, questo è evidente. Ha tirato tre colpi di ottima qualità. Quindi... Allora gli hanno preso McGirt per dirgli che deve insistere con il jab. Ma lo sapevano anche in Germania. And then stick him back the jabs, rip and stick him back. Rivediamo il destro, il sinistro, ma la ripresa per questi colpi è sua. Insomma, bastano due colpi, la qualità prima di tutto. Questo è stato l'unico momento di difficoltà fin qui registrato nel match. È un momento di difficoltà importante da parte di Hoffman. Però ribadisco il concetto, non può sperare solo in questi momenti. Deve ogni tanto aggredire con cognizione. Siamo alla sesta ripresa, in diretta da Kempten, con Vidoc che sta conducendo in termini di punti nei confronti di Timo Hoffman per il titolo vacante europeo dei pesi massimi. Comunque la tattica, la strategia è quella di far venire avanti allo scoperto Hoffman per poi trovarlo in difficoltà. Talento, come dire, non è paragonabile tra i due. Hoffman per me non ha lo stesso talento che ha Vidoc, però ha il fisico. Si scusa a Vidoc, mi sembrava fosse così plateale, magari un rallenti ci poi permetterà di renderci conto se lo era o meno. Sta gestendo secondo me anche da un punto di vista proprio fisico per arrivare alla dodicesima ripresa. Ha
Montante sinistro di Vidoz. Il destro! Va giù! Va giù, c'è il conteggio! C'è conteggio! E questo, attenzione, è un episodio che può cambiare il volto del match. Vidoc ci deve credere senza esagerare nel forzare la situazione, deve fare venire, come dire, la cintura a sé, non deve forzare la situazione. Il sinistro ancora Vidoc. Io credo che sia il miglior match in carriera di Vidoc, da professionista. Non li ho visti tutti, ne ho visto qualcuno. Questo è sicuramente migliore rispetto a Valjoux, però siamo alla sesta ripresa. Adesso deve rimanere sotto controllo. Il montante sinistro ancora di Vidoc. L'impressione che comunque mi dà Paolo Vidoc è che ci sia molta consapevolezza in quello che fa. Non lascia fare l'avversario quando abbassa la guardia o lo fa venire avanti con il jab. Deve evitare colpi gratuiti offerti all'avversario, però. Peccato questo gancio sinistro, però c'è sicuramente con l'idea Vidoc. Deve ancora tenere per 10 secondi. Ha fatto bene secondo me a non forzare il ritmo lì. No, rischia di andare fuori. Giri ancora con il destro e il sinistro. Di nuovo Hoffman in guardia alta. Gran ripresa di Paolo Vidoc, ripresa da due punti. Adesso il vantaggio si fa pesante. È difficile venire a prendere una vittoria in Germania, ma l'attitudine, l'atteggiamento di Vidoc, qui vediamo il destro. Il tono di voce fa fatica a essere convincente. Ha anche perso l'appoggio Hoffman, ma il colpo è arrivato. Sì, ma i colpi non li porta, caro mio. Sta predicando all'angolo il mentore di Hoffman, che quando porti i colpi puoi fare un passo laterale. Ma quando li ha portati i colpi in questa ripresa? Adesso si deve preoccupare di difendersi, yeah. Hoffman. Questo è il tarlo che ha nella testa il pugile tedesco. Se riesce a continuare così per altre due o tre riprese e poi a gestire la distanza, Vidoc può essere sulla strada giusta.